Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio di Plarium Rinasce Campioni che dobbiamo fondere. Ma non vogliamo, credo. Comunque, allora, la nuova fusione a frammenti è un Ogryn. Strano, era da una vita che non usciva una fusione Ogryn. Ugir mangia draghi. E questa volta sono contento del tipo di traduzione che hanno fatto perché Wyrmeter effettivamente si può tradurre tranquillamente Mangiadraghi, quindi brava Plarium, brava. Allora, campione di tipo HP, dotato di statistiche niente male in realtà, perché sono 22.800 HP di HP base, e 1.288 di difesa, 105 di velocità, molto molto bene. Il tasso è 15%, il danno purtroppo è il 50%, e con voi voglio fare un piccolo ragionamento dopo sul discorso danni. Comunque, andiamo a vedere che cosa fa. Con la sua a un attacco nemico con un 100% con i tomi di andare a sottrarre un buff a caso al nemico. Inoltre ha un 100% sempre di piazzare un debuff blocco buff sull'avversario per 2 turni, che è una combinazione interessante. Quindi posso strippare eventualmente andare a mettere un blocco, che non è male come cosa in realtà. Con la sua A2 poi attacca tutti i nemici con un 100% di probabilità di rimuovere tutti i buff da tutti gli avversari, quindi strip totale. E inoltre avrà un 100% di probabilità di andare a mettere un indebolimento. E anche questa non è male come destrezza. Attacchiamo tutti, andiamo a strippare tutti, andiamo a mettere un indebolimento. L'indebolimento ci piace, in realtà, fra tutti i debuff che possiamo mettere è quello che ci piace meno. Preferiamo la riduzione della difesa nella maggioranza dei contesti. Preferiamo il blocco buff, che è molto molto interessante, lo stesso che mette con la sua 1 ma ad area. Preferiamo la riduzione precisione. Magari c'è tutta una serie di debuff che vengono prima dell'indebolimento, ma comunque è un buon debuff che ci aiuta a fare più danni. Con la sua 3 poi piazza un buff, aumenta precisione del 50% su tutti gli alleati per 2 turni. Inoltre piazza un buff, aumenta difesa del 60% su tutti gli alleati la cui difesa è superiore o uguale al loro attacco per 2 turni. Se l'attacco di un alleato è superiore alla sua difesa, piazza invece un aumento attacco del 50% su di lui. Quindi l'aumento precisione se lo beccano tutti, l'aumento difesa o l'aumento attacco se lo beccano in base alla loro statistica primaria, quindi dovrebbe andare a garantire danni maggiorati, insomma, a qualcuno, e in particolare che sia di tipo difesa o di tipo attacco. Con la sua passiva poi, ogni qualvolta un nemico venga rianimato, attiva istantaneamente Spaccaterra, che è la A2. Nel caso un nemico venga rianimato da un campione della fazione dei rettiliani, non sarà possibile resistere agli effetti di Spaccaterra, cioè lo strip e il buff indebolimento. Questo effetto passivo si attiverà solo nel momento in cui un nemico venga rianimato utilizzando una destrezza attiva, quindi non valgono le destrezze passive come accade per esempio con Aniri. Aniri è la passiva che può rianimare, insomma, non accade per il rianimo dopo morte, che è un buff, e non dovrebbe nemmeno attivarsi con la passiva di Sun Wukong, essendo una passiva. L'attivazione istantanea di Spaccaterra non porrà la destrezza in ricarica. Nel caso vi siano molteplici campioni nel team dotati di questa destrezza, ne verrà attivata solamente una, naturalmente. Ovviamente non metteremo mai in ricarica questa destrezza perché si è attivata la passiva, questo è tipico, quindi non è un problema. Però mi dispiace che non si attivi per le destrezze passive, cioè non si attivi in generale per gli effetti di rianima degli avversari. Perché poteva essere un counter interessante per Sun Wukong, che ha il brutto vizio di rianimarsi all'infinito, e quindi magari noi potevamo contrattaccare strippando tutti gli avversari, e questo priva ad una serie di build interessanti, Inset Stordimento, Inset Provocazione, Inset Selvaggio per farci un nuker. I moltiplicatori di Spaccaterra non sono elevatissimi, parliamo di un 25% dei suoi massimi HP, che è basso, fa parte dei nuker di bassa categoria, insomma, quindi non possiamo considerarlo un vero e proprio nuker. Potremmo paragonarla ad un singolo colpo di Magnar, per intenderci, no? Lui, Magnar sulla sua 3
fa due colpi del 25%. In questo caso noi abbiamo un colpo solo e non è tanto, quindi magari con una build estrema sarebbe possibile renderlo pericoloso anche dal punto di vista dei danni, ma nel pratico non è un damage dealer, è un debuffer a tutti gli effetti e strippa. Qual è il problema di questo ragazzo? Dove lo vogliamo utilizzare? Perché Plarium ne parla come di un valido campione in grado di contrastare chi si rianima o chiunque utilizzi destrezza di rianima, insomma, in arena. Ma abbiamo Strip con blocco buff sulla 1 ed entrambe possono attivare Polimorfo. Strip totale con debuff sulla 2 e questo può attivare Polimorfo. Cioè, qualsiasi cosa questo signore faccia manipolando gli avversari attiva Polimorfo. E questo è un problema, cioè, perché significa che il nostro Ugir sarà sempre sotto forma di pecora, perennemente, perennemente. Io non lo so, io per arena non ce lo vedo. Me lo dico già, ho già sentito qualcuno suggerire, avanzare delle idee, ma si potrebbe fare in selvaggio, così ogni volta che qualcuno si ressa, noi contrattacchiamo, uccidiamo quel qualcuno che è stato rianimato. Sì, ma no. Sì, però non hai moltiplicatori abbastanza grossi per farlo. Punto 1. Punto 2, nel momento in cui gli do anche solo un pizzico di precisione, passerà tutto il resto della sua vita sotto forma di pecora e io non posso permettermi di aspettare il Nuker. Quindi io non posso permettermi di aspettare che il Nuker digerisca Polimorfo per poi ritornare sul campo di battaglia con il 50% di HP, senza nessun tipo di protezione, senza contatore, senza niente, perché Polimorfo è questo che fa, di fatto. Quindi è un problema. Potremmo anche decidere di fonderlo nella speranza che la Plarium sistemi Polimorfo, hanno intenzione di farlo, però per adesso non c'è niente di ufficiale, ci sono solo speculazioni, e quindi non lo so, non lo so. Dall'Hydra potrebbe essere interessante, sarebbe più interessante il contrario, quindi vado a mettere indebolimento con la sua A1, garantito non sarebbe niente male, cioè ho il 100% di probabilità di farlo, poi ovviamente bisogna avere la precisione sufficiente, ecco, però mi interesserebbe di più il blocco buff qui, quindi strip totale con blocco buff, un po' come fa Ukko per esempio, e poi con la 1 l'indebolimento, mentre i buff li gradiamo perché sono sempre utili. Così, mi sembra un po' nella medio-bassa, come categoria. Con la sua passiva aumenta la precisione alleata nelle battaglie dell'arena di 70 punti. Non la utilizzeremo mai. Un'aura completamente inutile, che vabbè, non importa. Ci sono, il gioco è pieno di aure che non possiamo utilizzare, quindi pace e bene, fratelli. Però, nel complesso, per me è un no. Per me è un no, ma intendo dire, cioè, non per me come creatore di contenuti, per me come Mister Marzi e relativo account è un no, io non ho bisogno di questo tipo di campione qui, non mi aggiunge niente a quello che ho già e credo che valga anche per voi. Io non lo so onestamente cosa abbia in mente la Plarium, quest'anno è stato un buon anno per le fusioni perché ne abbiamo avute un sacco davvero super forti, come non ultimo insomma Emic che si sta dimostrando davvero interessante dall'Hydra, oltre a tutti i contesti in cui può fare. Ma ce ne sono state veramente, veramente di molto interessanti che utilizziamo tutti i giorni. E sembra quasi che ce la stiano facendo un po' pagare perché le ultime tre fanno proprio schifo. Cioè, io vorrei ricordare alla Plarium che quest'anno hanno rilasciato Gnoth, per dire. E adesso ci ritroviamo con questo affare qui. Non lo so, o hanno in mente una mega fusione di Natale, ma mega fusione di Natale, anche se sono diversi anni che la fusione di Natale è un po' così, così, pensate a Pixel, insomma, ok? Boh, io non credo che lo fonderò. Io non credo che voi abbiate bisogno di un campione del genere. Se ci avete trovato qualcosa di eccezionale, fatemelo sapere per piacere qua sotto nei commenti. Ma no, io no, non lo so, io non lo so, non lo so. Che dire allora? Per domani voglio parlare un po' di questa cosa qua, quindi preparatevi al mio pensiero bradipo sul discorso chance progressiva, che francamente io spero andrà a sostituire l'attuale meccanismo dei per 10 che cominciava a diventare, comincia ad essere parecchio vecchio, insomma. Quindi se i regolari per 10 vengono sostituiti da questa cosa qui, hanno la mia approvazione, per quanto sia molto uno specchio per le allodole. Dico la verità, è la classica
porcata dell'Aplarium mascherata da cosa figa, ma ne parliamo domani con attenzione, eh. Bene, allora dai, vi lascio con un video breve oggi, però voglio sapere la vostra, come già detto, nei commenti, se intendete fonderlo oppure no. E poi mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella per supportare anche questi contenuti. E infine, come dico sempre, questo è Bradipo Furioso, siate furiosi, ma rimanete Bradipi.